l'ha visto, Federica Sciarelli nei guai per quelle parole? Avete notato anche voi chi l'ha vista su una certa inclinazione da parte di Federica Sciarelli a scadere nel trash più becero durante la puntata del 7 marzo? L'amata conduttrice, che da anni racconta storie di cronaca nera su Rai 3, è in queste ore sotto accusa per alcune gravissime frasi che ha riportato in diretta pronunciate da un indagato. Sei una TR asterisco IA, sei venuta qui a riprenderti quello che avevi abbandonato. Bastarda, questa la frase ripetuta dalla Sciari che ha alzato un polverone mediatico di rilevanza notevole sui social. Non è la prima volta, però, che la conduttrice si fa portavoce di dichiarazioni poco eleganti se non del tutto sessualmente esplicite proferite dai protagonisti dei casi che tratta chi l'ha visto, con la convinzione che queste sfumature di colore, usiamo sempre qualche eufemismo, coinvolgano maggiormente il pubblico e restituiscano di volta in volta la gravità e la morbosità delle vicende. Federica Sciarelli e le gravi frasi dette in diretta, il retroscena sulle chat intime. In passato, per esempio, ha letto alcuni messaggi privati delle chat di Salvatore Parolisi, citando anche i siti a luci rosse visitati dal marito di Melania. Oppure quando è intervenuta in diretta una ragazza scomparsa da giorni soltanto per far sapere che la foto profilo utilizzata a chi l'ha visto non le piaceva, Federica Sciarelli ha replicato fermamente, da ce n'è una tu e la cambiamo. Infine, vi ricordate la rissa tra un'anziana donna e il genero? Nella colluttazione è intervenuto un uomo che ha fatto cadere la povera donna e la conduttrice ha subito tuonato, ti posso dire che sei cretino? Ti offendi se ti dico che sei un po' cretino? Guarda la foto.